storia. Amico Caversazio mi segue a ruota, con la corrispondenza mi faceva cascare. Cari telespettatori, buonasera. Corrispondenza e corrispondenza mi scrivono da tutte le parti del Piemonte, mi scrivono da Carù, per esempio. Si lamentano che li ho trascurati. Qui da Carù mi dicono che non ho parlato dei famosi bolliti di Carù. Lo so, i bolliti di Carù sono stati dimenticati. Qui da Ivrea mi scrive l'amico Pampaloni. Caro soldati, e la città Vigneto, Carema, te la sei scordata, Carema? No, Pampaloni, non mi sono scordato Carema. Ma non è possibile, non posso parlare di tutto. Dammi la lettera di quella di Gattinara. Questa è di Gattinara, ecco, Gattinara. Vediamo un po'. Oh, ecco, qui c'è uno che mi scrive da Gattinara, lamentandosi perché non ho parlato del vino da Gattinara e perché non sono stato a Gattinara, che è un così bel paese. Beh, evidentemente questa persona non ha assistito alla mia ultima trasmissione, perché anzi io ho fatto gli auguri di Capodanno brindando con una bottiglia di Gattinara del 49. Comunque avevo avvertito al principio di questo viaggio che io non sarei stato né esauriente né sistematico. Non era possibile far vedere tutto. Io chiedo scusa al Piemonte per aver dimenticato tante cose e chiedo scusa fin da adesso in anticipo alla Lombardia, alla grande Lombardia. Ecco Milano. Da cosa devo... No, guardi, scusi, mio amico, il professor Richelmi, mi ha indicato, a Milano ha cercato una vecchia pasticceria, ma lui non si ricordava come si chiamava questa pasticceria, e mi ha detto dalla parte del Dal Verme, e mi ha detto che assomigliava alla pasticceria Klein-Guti, ma Klein-Guti è a Genova. Sì, Klein-Guti di Genova. Un pochettino assomiglia, perché vedo il colore verdino, sì. Anche lo stile di Klein-Guti, sì. C'è un po'. Ma non so se sia questa, ma ha detto, sì, che c'è una pasticceria vicino al Dal Verme dove fanno il panettone vero di Milano, sì, il vecchio panettone, che non ha una forma, che non ha la forma del panettone solito, quello rilevato. Sì. Non so se è questa, è questa, sì, questa. Infatti, questa qui è la pasticceria più vecchia di Milano nella sede originale. Che è rimasta dove era una volta. Nella sede originale. Il panettone si fa ancora il tipo basso, che è il tipo tradizionale milanese. Che sarebbe questo panettone qui. Sarebbe quella forma lì. Che è la forma abbassata, sì, così. Il tradizionale panettone milanese. Questo è. Scusi, il panettone ne fanno di varie misure, no? Perché vedo che... Da tutti i pesi, signor, dal mezzetto a 10 kg. Ma noi non usiamo stampi, viene proprio il famoso panettone, il vecchio stampo milanese. È fatto così. Fatto così. Sì, signorina Ezia, senta, lei lo sa, io sono qui facendo un giro per la televisione, abbiamo mangiato molto bene e poi sono andato qui fuori, la sa che io ricerco la genuinità, quello ciò che è genuino, e allora sono stato molto sorpreso di una cosa,
che si chiama Trattoria della Pesa. Tanto tempo che la conosco. Ma non credevo, credevo che ci fosse una vecchia Pesa, perché ho visto che c'è tutto l'armamentario lì della Pesa, ma è la prima volta che vedo veramente che c'è un furgoncino che veramente pesava. E ho visto lei entrare con un fulmine lì, danzando dentro quella porticina con una chiave grossa così, tac, tac, tac. Signor soldati, ma è vero? Sì, verissimo. E da quanto tempo è che c'è questa Pesa, lo sa? Ah, c'erano i miei nonni. I suoi nonni che erano qua. E c'era già la trattoria e la Pesa. C'era già la trattoria e c'era la Pesa. Vuoi vedere la chiave? Sì, faccio vedere la chiave, sì. Ecco, la faccio vedere. Questa è la chiave, sì, è sempre quella chiave là, no? Facciamola vedere ai nostri telespettatori. Questa è la chiave della Pesa, della trattoria della Pesa. È un po' vecchia, no? Senta un po' una cosa, ma che cosa pesa? Che cosa diavolo pesa oggi, nel 1957, nel centro di Milano che si pesa? No, c'è rottame, c'è carta, c'è carbone, c'è legna, insomma ferro, tutto insomma. E fate ancora la materia, ho mangiato benissimo qui, eccetera. Adesso possiamo andare invece a vedere suo Carlo, suo papà? Sì, contiene, venga, venga, venga. Scusi, suo Carlo. Posso due parole con lei? Posso dire due parole con lei? No? Abbiamo mangiato molto bene anche quest'oggi, come sempre. E mi fa piacere che in questo locale non c'è decadenza. C'è qualche persona qua che tiene viva la fiamma. Senta, c'è una piccola cosa, c'è una cosa che ho saputo, un piccolo episodio, un aneddoto di lei che mi ha raccontato, un amico. E voglio sapere se è vero questa cosa. Dice che una volta qua sono venuti delle persone, dei clienti, un tavolo, saranno state 7-8 persone, dei signori, e hanno ordinato il loro pranzo. E a un certo momento, insomma, passa un quarto d'ora, ha già preso l'ordine tutto, passa un quarto d'ora, passa mezz'ora, e non arriva niente. La gente ha cominciato a lamentarsi, perché sanno, insomma, e dice, ma dice, come mai? Dico, ma sul carro, adesso mica aspettiamo, dice, vai tutto, io non so parlare milanese, ma dice, vai tutto pronto. E lo domanda perché non porta. E allora lei ha detto, ma dice, mi vedeva che fumaven. È vero. Mi vedeva che fumaven, cioè io vedevo che fumavano. E allora io lasciavo E non portava da mangiare, non serviva, il pranzo era pronto di là, non portava da mangiare perché vedeva che tutti fumavano. Questa è una cosa che mi ha riempito di gioia. Ed è una cosa che vorrei comunicare a tutti i nostri telespettatori, perché da parecchi anni è invalso un po' anche in Italia l'uso americano di mangiare e fumare, fumare e mangiare. E mio una volta invece che la roba lì la mero antipatica. Ma ancora anche medico, guarda, è una cosa che... Dunque, senta, in America c'è addirittura la reclame di una marca di sigarette, non mi ricordo più quale marca, che reclamizza la sigaretta così, dicendo delicious with your meals, exquisite with your meals, cioè una sigaretta meravigliosa, buonissima, squisita durante i vostri pasti. Per me questo è una mostruosità. Io sono mangiatore, bevitore, fumatore, ma proprio per rispetto per il fumo e per rispetto per il pranzo, io sento di dover dividere nettamente le due cose, perché questa mischiatura proprio non credo che faccia, non sia neanche buona per la salute, e credo che rovini i due gusti. No, anzi, rovini i due gusti. E quindi, lei è d'accordo con me su questo fatto? Sì. Che c'è uno qui che è più pratico di tutti, che si chiama l'amico dei porci. Dov'è questo amico dei porci? Eccolo là. Ah, scusi, vuol venire un momento? Sì. Scusi, lei è l'amico dei porci? Sì. Ah, ho capito. Venga pure. Questo cos'è? Questo è il carretto che porta da mangiare? Il mangime, sì. Che porta il mangime? Serve per il mangime. Serve per il mangime. E cosa gli date da mangiare? Il mangime viene somministrato 3 volte al giorno e con diverse sostanze dentro. Ho una capito. Composizione di miscela e porta del cascame di latte. Del? Cascame di latte, ossia il siero. Ho capito. Senta un poco, questi porci che sono qua, sono di tutte le razze? Sì, abbiamo razze pure e razze miste. E che razze ci sono, per esempio? Abbiamo l'Ashby, abbiamo Chester,
Scott Poland, Polansina, Duro. E i Verri non sono insieme a... No, vengono a parte. Il loro posto ha dettato. Come? Hanno un posto a dettato. Ha un posto a parte, sono a un posto a parte. E quando nascono? Quante volte all'anno fanno i piccoli? Noi abbiamo i parti 5 ogni 2 anni. 5 parti ogni 2 anni. 5 parti ogni 2 anni? Ogni 2 anni. E quante ne fanno per volta? Va a secondo le scrotte, insomma. Sì. Abbiamo dei parti numerosi che superano anche i 18, i 20. Sì. E la media però si aggira sui 12-13. E quando vengono uccisi queste bestie? Una volta, insomma... No, noi facciamo ogni 10-12 mesi al massimo, si fa il 160 kg. Però i suinetti vengono sottoposti ad operazioni di selezionamento per le scrofe, per i maschi, invece gli altri vengono sanati e passano l'ingrasso nelle varie porcillaie. Quante ce ne sono qua come capi? Come capi andiamo a 11.000. A 11.000? È uno dei più grandi d'Italia? Credo. Sì. E senza contare i piccoli, naturalmente. Coi piccoli. Adesso, senta, loro adesso sono così, adesso noi abbiamo fatto ritardare l'ora del mangiare, non è vero? Eh sì, purtroppo sì. E che cosa la mangiano? Sempre la stessa cosa? Vedo un liquido, una brodaglia, sì. Che cos'è? C'è sempre del polentone fatto con varie miscele e con del cascame di latte. Poi viene somministrato anche del foraggio verde. Sì. E d'inverno invece si basa sulle bietole da zucchero. Sono gli stessi porci che abbiamo visto là al porcile, ammazzati e già sventrati, cioè hanno tolto tutte le interiori e vengono lanciati su carrucole, vedo, no? E quindi appezzati. Appezzati cosa vuol dire? Ridotti in ciascuna forma, prosciutto, lardo, eccetera. E questo è lardo, credo. Questo è il lardo che stanno preparando per la mortadella. Ecco questo? Qui viene lo stesso lardo scotennato. Cioè la viene macchina... tolta la pelle. La pelle. È sempre della stessa grandezza, la pelle, lo stesso spessore, la pelle... Pensa la macchina a regolare l'altezza della... Automaticamente. Quando incontra la resistenza della cotenna... C'è una molla che si alza. Ecco. E questo che cos'è? Questi sono i cubetti di lardo già preparati per la mortadella. Cubetti? Ma io non vedo cubetti. Perché sono ancora impastati. E questo invece? Questa è carne magra. Carne magra per la mortadella. Che viene tranciata. Tranciata. Questa? È la sgrossatura della carne magra che prima abbiamo visto tagliare. Ah, oltre ad essere tagliata viene ridotta così? Sgrossata. Questo adesso? Questo è già l'impasto, l'unione della parte magra con i cubetti di lardo. Ecco, si vede infatti, insomma. Cioè l'impasto che forma la mortadella. Esatto. Ci sono anche delle spezie insieme? Sì, pepe. Degli aromi, insomma. Degli aromi. Pepe, sale e altre cose. E adesso finalmente, ecco... Viene insaccata. Una pompa spinge la pasta dentro il sacchetto di cellofane. Questa sarebbe la mortadella di Bologna? Esatto, sì. Però vedo che la forma della mortadella di Bologna è ovale, è un po' diversa da questa. Quella forma ovale sono insaccati invece in vescica. In vescica, cioè in budello... In budello naturale. Di animale. Invece questo è in cellofane. Questo è in cellofane. E il gusto com'è il gusto? Non proprio uguale. Quella insaccata in budello di vescica ha un gusto migliore. Viene conservato di più il gusto. Queste sono le salsicce o salamelle. Anche luganeghine. Luganeghine, le sì. Luganeghine. Ma le luganeghine sarebbero più lunghe, forse, no? Questo è il tipo romano.
Sì, com'è lei, il dottor? Piacere, Zoni. Zoni, scusami, allora questo cos'è? È il reparto... Il reparto prosciutto. Senti, io sotto ho visto questo inferno di salami, eccetera. Questa è una lavorazione un po' diversa. Questa invece è la lavorazione dei prosciutti per crudo. Del prosciutto crudo, crudo. Il cosiddetto prosciutto... Di Parma. Prosciutto di Parma o prosciutto di San Daniele, insomma, quel tipo lì. Senti, e questa è una lavorazione direi più gentile, in questo senso, perché è più genuina, perché non è una carne che non è tagliata, né staccata, né manovrata. Il prosciutto, se Dio vuole, è prosciutto, perché è un pezzo intero, quindi c'è niente da fare. Passi, passi, signorina, passi. E là cosa fanno là? Là invece stanno disossando i prosciutti per cotto. Ah, prosciutti cotti? Sì. Ah, ho capito. E i prosciutti crudi sarebbero... Sono questi. Sarebbero questi? Sì. Allora, mi dica qualche cosa del prosciutto crudo. Prosciutto crudo, questa è la lavatura. Sì, questa me l'abbiamo detto. Sì. Ma che cosa succede dopo la lavatura? Dopo la lavatura vengono portati in essiccatoi speciali dove vengono asciugati. E quindi... E quanto tempo devono stare lì? Stanno 3, 4, 5 giorni a seconda di come si vede il prosciutto, poi se è asciugato o no. Poi vengono portati nelle stagionature. E di quanto tempo stanno nella stagionatura? Stanno 8, 9, 10 e 12 mesi anche. 12 mesi? A seconda della grossezza del prosciutto e della stagione. E dopo la stagionatura è finito? Dopo la stagionatura è finito. Naturalmente durante questa stagionatura vengono sempre lavorati in modo da arrotondarli e portarle via quelle parti che vengono essere sporgenti. Sono come rifilati. Cioè, però questa è una lavatura lunga, delicata, ma abbastanza semplice. Non tanto. Ma perché non è semplice? Mi spieghi. Perché si ha a che fare con un pezzo di carne sola. Sì. E quindi non si può manovrare. Bisogna, è una cosa che viene naturalmente. Beh, quindi semplice, se è naturale, semplice. Naturale. Non può essere naturale e semplice, in quanto non si sa cosa avviene all'interno del prosciutto. Cioè, ma per voi è semplice quello che per me è complicato, esatto. Per me è complicato quello che per voi è semplice. Perché quello che avviene naturalmente, secondo me, è semplice. Sì, sarà complicato dalla natura, ma è una scomplicazione dalla quale noi non possiamo entrare. Ma noi non invece sappiamo c'è che invece c'erano macchine infernali che ho visto sotto, altre cose che per me quelle sono possiamo complicate. Manovrare. Quelle invece per voi sono semplici. Vabbè, adesso parliamo del prosciutto cotto che deve essere un po' più... più semplice, per me invece è più complicato, già capito. Andiamo a vedere. Allora, questi sarebbe la lavorazione dei prosciutti cotti. Per cotti, prosciutti cotti. Ora mi dica che cosa si fanno? Qui le disossano. Li disossano? Sì, tolgono via l'osso. Mentre al prosciutto crudo l'osso ci resta. L'osso ci resta. Qual è la ragione che al prosciutto crudo lasciano l'osso e al prosciutto cotto invece è un po' è un po' la ragione per cui anche i frutti si lasciano attaccati all'albero. Si mantiene di più. In quanto il crudo. In quanto il crudo non... Posso fumare? Prego. Non è che... affumico i prosciutti. Anzi, si affumica. Allora, mi dica. Dunque, il prosciutto per crudo si lascia attaccato all'osso? Sì. Perché non è una carne che, non essendo stata cotta, non si mantiene facilmente. E allora, lasciandolo intatto, favorisce il fermento. Perfetto. E questo qui? Invece il prosciutto per cotto, essendo cotto, è fermata la fermentazione e quindi mantenimento è facile. E quindi si può togliere l'osso e favorire il taglio. Favorisce il taglio al salumiere. Procediamo. Qui vengono, come dicevamo, disossati. Poi passano a quel tavolo là. Dove vengono cuciti. Ah, ho capito. Cuciti. Vengono cuciti perché prima, quando sono stati disossati, sono stati praticati dei tagli, quindi per riportare assieme le due parti. Poi, dopo cuciti, cosa succede? Cucitura vengono passati alla stampatura. Alla stampatura? Questi qui sono degli stampi? Questi servono poi per la cottura. Possiamo vederne uno? Sì. Questo è già cucito, no? Già cucito, vengono stampati. Piccati dentro, perché serve, ci vuole lo stampo? In modo da assumere una forma che sia poi presentabile alla spettatrice e sia... Invece quindi vengono pressati. Ecco, poi vediamo un po'. E dopo questo? Vengono passati ai forni di cottura. Possiamo vedere ai forni di cottura? Sì. Ma questa è della carta che si mette dentro lo stampo? Serve per,
perché la carta... Ma è quella carta che c'è intorno al prosciutto che si trova qualche volta? Ma non è quella... Viene tolta completamente. Ah. È quella che si trova invece in commercio, che ci vede sempre quella carta... È la carta di impallo. Ah, quella è una. Oh, e così siamo arrivati alla fase finale. Questo è il forno. Quindi se mi attacco al suo braccio qui con tutto questo grasso, ho le suole di gomma e qui si scivola. Scusi, eh? Allora, questo sarebbe il forno? Questo è il forno di cottura. E restano qui dentro quanto tempo? Circa 8 ore. 8 ore? 8 ore. In genere viene dato un'ora al chilo di peso. Un'ora al chilo di peso? Sì. E se un prosciutto è 8 kg, 8 ore, se 9 kg, 9 ore. Senta, dopo questo è finito? Dopo questo è finito, vengono tolti dagli stampi, incartati e alla vendita. Ah, subito? Subito. Non c'è bisogno di stagionatura? No, niente. Il giorno successivo alla cottura possono già al negozio. Possono già essere affettati. Allora possiamo far seguitare... Avanti dopo. Il carrello. Grazie. Cari telespettatori, qui siamo, come vedete, lungo una strada maestra, una grande strada nel centro della Lombardia. Il Po che noi seguiamo nel suo corso, dalle origini fino alla foce, il Po è a qualche chilometro di distanza, in questa direzione, a 10, 11, 12 chilometri di distanza in questa direzione. E anche questa zona, come le altre che abbiamo visitato in questi giorni, è irrigata da canali piccoli e grandi, che rendono così fertile questa terra. Canali che tolgono l'acqua ad affluenti del Po e che poi finiscono tutti, anche loro, nel Po. Come vedete, è un paese largo, tranquillo, ricco. Ma è un paese che mi interessa perché da molti anni l'amico Rocchi, che mi segue in questo viaggio, mi ha parlato di un piatto speciale, un piatto che si prepara soltanto qui, la famosa faraona alla creta, la faraona alla creta di San Martino in Beleseto. Qui siamo a San Martino in Beleseto e questa che voi vedete è la trattoria dove si fa questa famosa faraona alla creta, questo piatto specialissimo. Adesso lì c'è Rocchi e c'è il proprietario della trattoria. Adesso li chiamiamo qua e chiediamo delle spiegazioni. Rocchi, vuoi venire? Vieni anche col signore. Ecco. Lui è il proprietario, no? Questo è il signor Fieschi Bruno. Certo, Fieschi Bruno. Rappresenta il proprietario che attualmente è ammalato, il povero Gandino, sì, ma pare in via di guarigione. Sì. Insomma, ma lei è anche del paese di qua? Sì, anche del paese, abita assieme anche il paese. Sì. Ah, aspetti, qui c'è un traffico, bisogna sospendere. Ecco. Dunque, lei è del paese di San Martino in Beleseto. E questa famosa faraona alla creta, la prepara lei con le sue mani? Sì, la preparo io, sottomesso sempre dal proprietario, che è stata una creazione sua, insomma. Sì, parli più forte, perché qui c'è un rumore spaventoso. E i clienti l'hanno trovato una cosa squisitissima. Si fa solo qui o si fa anche nelle zone vicine? Hanno provato anche le zone vicine, ma non riesce come qua, dove è nata. La fate con la creta, con la terra di queste parti? Di queste parti. Che è una terra molto dura, credo. Una creta che si allega insieme, perché deve essere una terra molto dura. Sì. Perché io qui, venendo per la strada, ho visto uno scalpellino che scalpellava delle colonne vicino a una chiesa, no? Sì. Alla chiesa della Misericordia.
E a un certo momento, io credevo, sono sceso, volevo vedere se erano delle colonne. E invece faceva un attrezzo agricolo con queste colonne. Erano vecchie colonne di una chiesa che lui, che erano coniche, sì, e le riduceva a cilindriche per poter spezzare le zolle, per poter livellare la terra. Quindi io credo che questa terra molto dura è la stessa che serve per, sì, fare questa famosa faraona. Adesso lei mi spiegherà come si fa, no? Sì, per Bacco. Possiamo andare a vedere, facciamo vedere tutte, faremo vedere ai nostri telespettatori in dettaglio la come si possono preparare e la cottura. In sostanza è una faraona, una gallina faraona che viene cotta dentro un involucro di terra. Di terra, sì. Di terra. La lavorazione è così semplice che credo potete capirla da voi senza nessuna spiegazione. Ecco gli elementi che occorrono. La creta, la carta oleata, burro, sale, olio e poi dello spago per legare la carta oleata. Quattro. Oh, naturalmente devo dire una cosa ai nostri telespettatori. Queste non sono le faraone che abbiamo visto fare poco fa. Queste sono faraone che lei ha preparato da stamattina. Perché noi abbiamo telefonato che le preparasse delle altre, sì, se no dovevamo stare qui a aspettare per delle ore. Vi dico una cosa, quante ore hanno cotto qui dentro la sei terra? Ore. Sei ore. Sei ore di cottura. Beh, allora possiamo andare Fioretti? Sì. Avanti, spec! Basta questa macchina qui, vai. Bella. Potrei avere anche l'altra, guarda, magari. Aspetta, dove sta andando? Qual è la particolarità? Perché cotta così nella creta? Qual è il gusto che deve dare, insomma? Deve dare dei profumi che sono rimasti tutti chiusi nella carta pergamena e cotta con sopra la terra questa. Nella carta pergamena, perché dentro è cotta, dentro tutti, sì, i profumi della cosa sono tutti rimasti dentro. Rimangono tutti i suoi sapori. Ma ci vedremo.
Certo, è un piatto. Detto cosa c'è insieme? Ci sono anche degli odori. Io non le ho visto mettere gli odori. No, stamattina, delle erbe. Solo burro e un po' di sale e un po' di olio. Ma non ci sono delle erbe dentro? No, niente. Niente. Nessuna qualità. Nessuna qualità. Ecco, adesso le tolga e le metta sopra il piatto. Faccia vedere il piatto ai nostri telespettatori. Ecco, le metta. Metta ancora, avanti, ancora. Forza. Ecco. Ecco, questa è la faraona alla Creta di San Martino in Beliceto. Siamo moderni una volta tanto. Siamo moderni. I giornalisti americani di solito fanno domande come la seguente. Di tutti i cibi che avete gustato nel vostro viaggio nella Valle del Po, qual è quello che preferite? Qual è il migliore? Ebbene, sono domande che non mi piacciono e non vorrei rispondere, ma se fossi obbligato direi questo, la faraona alla Creta. Cari telespettatori, credo che vi ho mostrato abbastanza chiaramente come si fa. Volete provare a rifarla anche voi? Vi ricordate, ci vuole la faraona, poi ci vuole olio, burro, sale e poi cuocere per 6 ore. E la creta? Come? Ah beh, la creta, certo, la creta, il più importante è la creta, il difficile è la creta, lo so. Grazie, Rocchi. Cari telespettatori, arrivederci alla prossima trasmissione. Buonasera, signorina Rita. Buonasera. Buonasera a tutti. Che cosa sarebbe questa enorme sala? Come la chiama questa sala? Sala di condensazione, la sala dove avvengono tutte le lavorazioni di lavorazione del latte senza che questo venga trasformato in formaggio. Ho capito. Senza che questo venga trasformato in formaggio. È una cosa colossale. Tubi, manovelle, manometri. Veramente, io devo dire una cosa ai nostri telespettatori. Se quando ho cominciato questo viaggio nella Valle del Po mi avessero detto che a un certo momento sarei finito in un ambiente come questo, io non avrei creduto. La prima esperienza che ho avuto appena ho cominciato a girare è stata questa, che tutto oggi è in tutto, o quasi tutto, insomma, una grande maggioranza di quello di cui noi
ci nutriamo è industrializzato, è su una grande scala. In modo che se io avessi dovuto limitare la mia ricerca del genuino soltanto a ciò che è artigianale, a ciò che è manuale, a ciò che è tradizionale, io avrei finito per mostrare ai nostri spettatori, non so, una gastronomia alla quale la grande maggioranza, in quasi tutti i casi, deve rinunciare, a meno che volesse morire di fame. E allora io mi sono detto, e cosa faccio? Io potrei benissimo farlo, siccome ci sono delle isole, ci sono delle eccezioni, ci sono degli angolini, ci sono delle piccole trattorie, c'è il pescatore che abbiamo visto al Monviso, per esempio, che pesca la trota, il quale pesca la trota come l'avrebbe pescata 400-500 anni fa. Limitarsi a mostrare quello. Sì, avrei potuto farlo perché c'è dappertutto dei particolari curiosi, degli angolini che sono rimasti intatti. Ma forse facendo così io avrei fatto una cosa non giusta. Io mi sarei abbandonato un po' troppo al mio gusto. Io avrei fatto un viaggio in fondo non reale, un viaggio romantico, nostalgico, letterario. E allora ho preso il coraggio a quattro mani e sono venuto in un stabilimento come questo, per esempio, e dico, beh, andiamo, come ho fatto vedere anche in altri stabilimenti, del vino, per esempio, eccetera, e vediamo che cosa c'è in questi stabilimenti mastodontici, in questi sottomarini, in queste corazzate, in queste astronavi, che cosa c'è ancora, cosa c'è di artificiale, di meccanico, di razionale e di che cosa c'è ancora di genuino, se ah, c'è. Permetta, dottore, perché... qui bisogna che la interrompa. Mi dica. Questa parola genuino deve essere chiarita perché potrebbe suscitare un giustificato timore, vero, nel consumatore, nel pubblico. L'industria, la grande industria, non è che non produca genuino. Produce secondo le condizioni d'ambiente storiche che si sono verificate mano a mano che nel susseguirsi dell'evoluzione, per esempio nel caso nostro dell'agricoltura, quindi della produzione del latte, il latte non è più quello di prima. In che senso? Perché c'è molto eco qui, parli un po' più sì, sottovoce che forse si capisce meglio. Sì, dunque, pensavo appunto di esprimere latte, questo criterio, il latte che di il oggi, latte di oggi non è più quello il che... Il latte di oggi 1957. 1957, quello no, che viene prodotto oggi. Lei segua per esempio col pensiero l'immagine che io le porgo. Cosa mangiavano una volta le nostre vacche? Cioè, volevo dire, insomma, il principio sarebbe questo, lo dica. Il latte sì, del 1957, se ho capito bene, non è più il latte di 100 anni fa. Ha subito certamente delle sostanziali modifiche. E come mai questo? Come mai? Questo punto, come le accennavo, in conseguenza e dell'industrializzazione dell'agricoltura. Cioè, i concimi chimici. I concimi chimici possono avere anche la loro importanza, per ma cui l'alimentazione. Che mangiano le mucche. L'alimentazione. Lei pensa che oggi, in conseguenza modificarsi delle situazioni, non so, oggi il nostro bestiame da latte mangia degli alimenti, dei prodotti che vengono magari dal Giappone e che quindi... Le nostre mucche mangiano soia. Sì, nei mangimi concentrati, sì, è vero, si unisce anche in percentuale questa soia. E così per altre ragioni, come per esempio l'aumento molto pronunciato della produzione. Noi pensiamo cioè la mungitura. La macca, insomma, la vacca che fino a ieri produceva, non so, 10-12 litri di latte al giorno, oggi ne produce anche 30, anche 40. E in sostanza io potrei concludere per spiegare il mio criterio che l'industria non fa altro che adattarsi alle situazioni attuali dell'agricoltura, della modificazione dei prodotti, della vita come oggi. Della vita come oggi. L'artigianato di una volta si troverebbe in condizioni di impossibilità di trasformare questi prodotti che insomma, noi... uno che volesse oggi avere il latte che si aveva 100 anni fa e dovrebbe ricorrere a degli artifici ancora più strani, ancora più mostruosi di quelli che sono tutte queste macchine qua, perché ci sono delle condizioni ambientali che non sono più quelle. Dico bene, è proprio è questo è che... così, è così, dottore. Cioè, sì. È così. Qui abbiamo la trasformazione, sì, venga con me, dottore. Sì. Qui abbiamo la trasformazione del latte in prodotti ancora del latte, non di formaggio. Ho capito. Ah. Ecco qua, dottore, la parte, diciamo, centrale, più importante di questi impianti che lei ha voluto battezzare per astronave. Sì.
Qui noi facciamo tutte le lavorazioni dette di latteria, la pastorizzazione del latte principalmente, per tutte le lavorazioni: latte sterilizzato, latte condensato senza zucchero, latte condensato con zucchero, la pastorizzazione e la deodorazione della panna, ed infine in questi ultimi anni, come forse avrà già sentito dire, la produzione di miscele per la confezione di gelati. Ho capito, ma un momento, ma allora come dice lei, panna ottenuta per scrematrice, come vorrebbe dire questa panna ottenuta per scrematrice? La scrematrice, che è la macchina base di tutta l'industria moderna lattiera, è vero, separa la parte grassa del latte mediante la forza centrifuga. E per il gelato si adopera soltanto? Si adopera soltanto la panna, o per meglio dire, insomma, la maggior percentuale di panna serve per la confezione di queste creme, cioè soltanto la parte grassa. Finalmente, finalmente abbiamo lasciato il latte e siamo venuti dove fanno i formaggi. Perché io le dico veramente che, le dico molto francamente che io ho un po' di antipatia per il latte. Io anche da bambino non ho mai potuto gustare il latte, non mi fa bene. Invece il formaggio mi piace molto, tutti i formaggi. E questo qui che formaggio è? Questo è formaggio provolone, uno dei tipi classici del caseificio italiano. Ma mi dica un po', ma il provolone è un formaggio del meridione dell'Italia? Sì, è dal meridione, che è stato portato nella pianura padana nel principio del secolo da alcuni pionieri industriali meridionali, che trovando nella pianura padana le condizioni più adatte per lo sviluppo di questa industria, si sono trasferiti dalla loro regione d'origine e hanno iniziato questa lavorazione, che mano a mano ha preso piede, si è sviluppata, e oggi si può dire che un buon 70-80% della produzione del provolone in Italia viene fatta in Lombardia. 70-80% del provolone della produzione e hanno imparato a farlo bene. Hanno portato in un primo tempo del personale specializzato meridionale, il quale poi in un secondo tempo è stato sostituito da manodopera locale. Guardi, per esempio, per accennare, quell'operaio che lei vede là, è un sardo. Quello là è un sardo. Un sardo, è venuto qui appunto. Sì, quello è un sardo. Senta un po', adesso brevemente mi enunci come sono le fasi della lavorazione del provolone. Le fasi. Prima sono... non cambiamo il caglio, no? Il latte viene... Le materie prime sono latte e caglio. E caglio. Che cos'è il caglio? Spieghi ai nostri spettatori che cos'è il caglio. Il caglio è un enzima, è una sostanza che si trova enzima nello stomaco... Enzima potrebbe dire un eccitante? No, enzima è una particolare, come devo dire, è una particolare forma vegetativa, non è ancora un microbo. Nello stomaco della capra o della pecora, vero, c'è questo enzima che è quello che produce la digestione del latte, la digestione della sostanza, del prodotto che si deve digerire. Ecco, questo sarebbe il caglio, questo lo stomaco, questi stomaci di nell'interno dello stomaco. Poi c'è il latte. Mischia il latte con questo caglio. Perfettamente. E si ha la coagulazione, quella cosiddetta quagliata o gioncata, in certa parte d'Italia lo chiamano gioncata, qui le chiamano quagliata, come si dice qua? Cagliata. Qui si chiama cagliata. Cagliata. Questa roba poi si rotta. Questa cagliata viene rotta, e viene frantumata. E cotta per 12 minuti. No, viene cotta per circa 30-40 minuti. Insomma, la prima fase della lavorazione dura da circa da 40 minuti ad un'ora. E poi dopo finita questa prima fase di cagliatura, cottura, rottura e cottura, la pasta così risultante deposita per 12 ore. Viene lasciata su dei banchi, dopo che si è depositata, viene lasciata, come diciamo noi, a maturare per 12 ore. Per 12 ore. Poi tagliata a fette. Dopo tagliata a fette e poi messa in poi queste impastata con acqua. Ecco, guardi, questo è proprio il punto dove siamo arrivati. Ecco, vediamo. Questo è il punto.
dopo averla tagliata a fette e messa in queste gerle, che noi chiamiamo gerle, viene aggiunta dell'acqua a una temperatura di circa 80 gradi. E viene poi pesante. In questo modo, le fette che erano state tagliate prima si riuniscono e formano un'unica massa. Unica massa. Di questa unica massa, come hanno visto poco fa, sì, si fa un cordone. Come un cordone. Sì. Questo cordone poi viene sezionato e pesato. Viene fatto in pezzi, in gomitoli, sì, e pressa poco del peso che deve raggiungere il pezzo, la forma. E poi dopo da qui, poi da qui dopo che è pesato. Dopo che è pesato, la forma viene rinchiusa in se stessa. E poi fai quella lavorazione che ti viene qua. Faccio vedere qua. Faccio vedere come la vede. Come vede qua, la forma è stata, tu vai pure avanti, è stata rovesciata su se stessa, per modo che da un gomitolo in cui c'erano tante soluzioni di continuità, si deve avere una forma unica, ecco, senza chiusure. Facesse vedere una di quelle, adesso, ecco. Di quanti chili è questa? Questa è di 9 chili circa. Ecco, adesso faccia, quando è il suo momento di tirarla fuori, me la tiri fuori, me la fa impastare qua davanti. Ecco. La dovete pesare o la fate a occhio? Delle volte a occhio, insomma, quando c'è l'operaio sufficientemente pratico, lo fa anche a occhio. L'operaio, ecco, meno anziano... Ecco, me la fa impastare. Ma chiudila. Falla su. Qua su da me. Falla vedere. Quando è grosso così devono... Sì, devono appoggiarla. Appoggiarla prima lì. Appoggiarla in un primo tempo, devono appoggiarla sull'orlo della gerla. Sull'orlo della gerla. Ecco. Attento Fioretti a seguire. Ecco. Ecco, la chiusura viene su se stessa, cioè dire, come un rovesciamento della pelle. Sì. Cosa sono queste casette qua? No, sono dei depositi di legna di gelso. Depositi di legna di gelso? Legna di gelso che... A cosa servono? È per la fumicatura della provolone, della pasta filata in genere. Alla fumicatura? La fumicatura, sì. E perché deve essere affumicata con questa legna qua? Siccome quello che ha l'azione diciamo disinfettante, l'azione, perché la fumicatura per se stessa ha uno scopo conservativo, Ovvero questa legna sviluppa, questo tipo di legna, legna di gesso, sviluppa appunto dei pirroli, cioè dire delle sostanze gasose che sono particolarmente adatte per questa disinfezione, per questa conservazione della crosta del formaggio. Questa è una cosa antichissima, un uso antichissimo, anche questa è una cosa naturale e genuina, insomma. Anche questo, sì. Telespettatori, qui siamo vicini a una macchina, io non me ne intendo, forse sarà semplice, sarà complessa, non lo so, ma insomma, a una macchina che serve alla confezione di formaggini come che voi tutti conoscete, i formaggini triangolari, che ce ne sono 6 in una scatola, voi tutti li conoscete, i nostri bambini li mangiano. Ecco, vedete come funziona questa macchina. Volete mettere in moto per piacere? Ecco. Allora, guardate. Qui c'è la carta d'argento che viene preparata, ha già l'etichetta sotto. In questo punto qui viene fatta a recipiente e questo imbuto, questa macchina qua, cola la pasta del formaggio nella quantità dovuta dentro la sua scatoletta. Poi altri congegni pressano
e chiudono con un altro pezzo di carta d'argento il pacchettino triangolare, quale continua nella sua strada e arriva a un'operaia che, quando sono sei, li mette dentro alla scatola rotonda. Guardate, continua lì a vedere. Magazzini come questo. E per un totale di circa 50.000 forme. 50.000 forme di parmigiano. Sì. 50.000. Sì. Che fa, calcolando un valore pressappoco quanto è ogni forma? Di... Ah, può fare un valore di circa 23-25.000 lire. Cioè viene a fare un... Ah, una cifra superiore al miliardo, di parecchio sì. superiore al miliardo. Mi spieghi un momento, adesso la lavorazione rapidamente. Sì. Una volta che viene scremato di questa cosa. Sì, la scrematura, la scrematura del parmigiano, a differenza di tutti gli altri formaggi. Sì. Viene fatta per affioramento naturale. Sì, cioè non per centrifugazione. Non per centrifugazione. Ma proprio per affioramento, proprio per legge della gravitazione. Perché il grasso è la panna più leggero, viene sopra e si separa. Come si separa? Dopo, poi vi si mette dentro il caglio di vitello. Non caglio di pecora e vitello come provolone. Solamente caglio leggero, come quello del caglio vitello. Caglio dolce, chiamiamolo. Poi si rompe e si cuoce. Poi si forma con delle fasce, non a mano, no, non delle forme. No. Con delle fasce. Delle, diciamo, noi le chiamiamo fascere in termine tecnico. Sì, ho capito. Ecco, dopo che è formato con queste fasce e ogni forma, deve stare in stagionatura. Questa no, è la caratteristica. No, ma prima c'è la salatura. La salatura, cioè non affumicatura. Non affumicatura, solo salatura. Solo salatura. La salatura viene col solito processo di osmosi, cioè dire per immersione in una soluzione di acqua e sale, acqua e cloro di sodio. Sì. Allora la maggiore concentrazione della soluzione esterna fa sì che una parte del sale viene assorbito dalla forma. Ho capito. E si ha così la salatura. Ecco, e questo è quanto dura la salatura? Quante ore? Grosso modo circa una ventina di giorni. Una ventina di giorni sarà. Anche qualche cosa. Poi dopo c'è la stagionatura, questa è la caratteristica. La caratteristica del grano. E deve può stagionare da quanto tempo? Da un anno o due. Oh, mi spieghi perché queste sono bianche? Sì. Chiaro, insomma, sì. Gialline, ecco, sì. E queste invece sono nere. Mi spieghi un po'? È una differenza di tempo. Sì, perfettamente. Cioè tutte prima sono bianche. Queste, tutte quante sono così. Quando sono fresche nascono bianche. Sì. E quanto tempo dopo stanno così? Qualche mese. Dipende molto dalla stagione. Se si va verso l'estate, meno. Ci si dà il nero prima. Se si va verso l'inverno, ci si dà il nero dopo. E poi si dice, questa pittura che cos'è? Una cosa naturale? È una difesa della crosta. Viene dato una specie di... Sì. Di miscuglio di nero fumo, sì. di terra d'ombra, sì. Con dell'olio di vinaccioli. Sì. Ecco. E poi ha lo scopo di proteggere. E così deve restare un anno o due, fino al massimo di fino due. Fino al massimo della stagione. Sì, fino al massimo di due. Oh, vi dico un'altra cosa, piccola cosa, un altro pregiudizio. Io vedo purtroppo oggi che dappertutto, nelle famiglie, anche nelle trattorie, nei ristoranti, anche nei ristoranti più raffinati, che c'è il vizio di mettere il formaggio nel frigidaire. Io capisco che per le mozzarelle, gli stacchini può andare, ma un gorgonzola e ancora meno un parmigiano... No, un gorgonzola sì è opportuno. Per i formaggi molli in genere è opportuno che siano tenuti. Formaggi freschi, diciamo meglio. Ma messi al fresco, ma proprio nel frigidaire, ho l'impressione che il frigidaire rovina il formaggio. No, se sono formaggi freschi è opportuno. Evitare però che ci stiano troppo perché il frigidaire è secca. Il gruyère, per esempio, l'emmental, il gruyère è già inadatto. Non deve andare non nel deve frigidaire, andare. Assolutamente. Perché è facilmente secca, perché l'aria... Sì. diciamo del frigidaire è asciutta in sì. quanto che il freddo condensa l'umidità sì. e noi vediamo infatti che il cosiddetto freezer, cioè dire la sì. parte che produce il freddo, è sempre ricoperta da uno strato di ghiaccio. Sì. Non è altro che l'umidità dell'aria che sì. si condensa. Sì. Ma questo rovina il gusto del formaggio. Non solo, ma il parmigiano che va nel frigidaire anche qualche ora è rovinato. Sì, deve sì, stare al fresco. Al fresco, all'ombra. Temperatura fresca. Al fresco, all'ombra. Non ma lo so, non frigorifero. Ma non il frigorifero, assolutamente. Ecco, allora adesso prima di salutarla io vorrei ricordare, già che siamo nel parmigiano, una cosa che fin da bambino ho imparato. Tutti i bambini hanno letto, credo, insomma, molti hanno letto L'isola del tesoro di Stevenson, sì. che è un romanzo famoso. Dunque, sì. questo romanzo, scritto nel secolo scorso, ma la cui vicenda succede nel Settecento, a un certo momento, prima di partire per questa impresa nel mare del sud, il bambino, il ragazzo che è il protagonista, vede che il dottor Livesey mette dentro una tabacchiera una cosa misteriosa. Dice, questa ci servirà, dice, in caso estremo, quando tutto sarà perduto, avremo ancora questo. Dice, che cos'è?
e un poco di parmigiano. Stevenson dice esattamente parmesan cheese, cacio parmigiano, che insomma è questo. E dice, ma dice, e poi capita veramente che a un certo momento sono assediati, insomma, perché sa, ci sono i buoni e i cattivi, c'è John Silver, il cattivo, eccetera, sono dentro in condizioni di fame, devono vivere, reggere due o tre giorni che arrivino quelli a salvarli per la testa, e quello che li salva è proprio perché loro mangiano questo parmigiano, perché è l'alimento di tutto il mondo che nel minor volume contiene un maggior potere nutritivo. Vorrei vedere come si spacca una forma di parmigiano. Sì. Mi dicono che sia una cosa interessante. Senz'altro. Beh, vogliamo vedere un po'. Questa dunque è una forma, questa qui quanto ha questa forma qua? 2 anni di stagionatura, ecco. Vuol dire quasi il massimo cui può raggiungere. Dunque prima la si incide, no? Si fa un segno tutto intorno. L'incisione della crosta è necessaria perché, a differenza della pasta, la crosta non salta. Quindi occorre col coltello inciderla. Inciderla, sì. La caratteristica appunto di questo formaggio è che una volta incisa la crosta, la pasta interna salta come, direi, per magia. Adesso lei vedrà, dottore, che con la semplice pressione del dorso del coltello, ecco, il coltello che qui è più grosso, questa ecco. È la parte della lama, di qui c'è il dorso, la semplice pressione di questo spessore che fa da cuneo nell'essere introdotto nella crosta è sufficiente per fare aprire la forma di grana come una mela granata. Ah, c'è anche la parola che assomiglia. Proprio come una mela granata. Perché? Come si spacca una mela granata, così si spacca una forma di grana. Una mela granata, una volta tagliata la crosta, si apre quasi naturalmente. E resta tutta compatta. Insomma, resta compatta, cioè non si sfrigola. Se l'operazione è condotta bene, normalmente si ha una separazione delle due metà. Sì. In un modo perfettamente uniforme, infatti, regolare. Una delle caratteristiche del parmigiano è che non si taglia, ma si vende a scaglie. Ecco, sì. Attenzione, dottore, vedrà che adesso la forma... Ecco, ha visto? Sente? Sente? Si è aperta da sola. Vediamo un po'. È stato sufficiente. Ci vuole un po' di aspettare. È meglio aspettare qualche secondo, sì. È stato sufficiente. È staccata così. Sì, ma aspettiamo. Adesso vediamo aprirla. Così. Sì. Ecco, questo ci sarà una scaglia anche qua senza. No, ecco, perfettamente riuscito. Rappreso latte candido e saporiti e buoni per l'odigiano cacio pugliesi maccheroni. Con frutta e qualche intingolo di rustica cucina, desta e sopita aveano la fame vespertina. Questi sono versi di Leopardi. Di Giacomo Leopardi quando aveva 14 anni e parla appunto già allora nel 1811 del cacio lodigiano, lodigiano cacio. Ora, cacio lodigiano, parmigiano, reggiano, grana, sì, sono un po' diversi l'uno dall'altro, ma sostanzialmente è lo stesso tipo di formaggio. E devo dire che la mia opinione è questa, che esistono i formaggi e poi esiste il parmigiano. Ho detto in altri termini che il parmigiano, o la grana, quello che sia, è il re dei formaggi. A Parigi, in Rue d'Asterdon, c'è un ristorante che si chiama Androuet. È un ristorante dove si serve soltanto formaggi. Si fa dei pasti interi costituiti soltanto di formaggi. Naturalmente c'è un ordine in cui vengono serviti questi formaggi. Vengono serviti sopra dei vassoietti di vimini, con delle foglie sopra e dei cartellini dove è indicato il nome del formaggio e la regione da cui il formaggio viene. Cominciano con i formaggi leggeri, con formaggi freschi, poi mano a mano si va su formaggi un poco più fermentati finché si finisce con quelli fermentatissimi. E c'è anche vari vini che si accompagnano a questi formaggi. Si comincia con i vini più leggeri e mano a mano con i vini un poco più forti. Il formaggio più forte che c'è è un formaggio corso, detto Niolo o Niolo alla francese. Ed è un formaggio verde, assolutamente verde, con dei puntini rossi, che sono, credo, dei peperoncini messi dentro. Beh, io devo dire che ho gustato, che ho fatto un pasto di questi formaggi, ho gustati tutti, eccetera, ma non c'è nessun formaggio che valga quanto un nostro parmigiano quando è buono. Oh, come si deve fare a conservare il parmigiano? Abbiamo detto il parmigiano, avete sentito cosa ha detto il direttore qui delle latterie.
assolutamente non bisogna mai metterlo nel frigidaire. Anche un'ora o due soltanto nel frigidaire lo rovina. Bisogna tenerlo sotto una campana, non una campana di plastica, una campana di vetro, una campana di cristallo come questa, ecco, che si può lavare, che non dà cattivo gusto. E qual è il modo migliore di mangiare il parmigiano? Il modo migliore, secondo me, è alla fine del pasto, insieme a una buona pera. Sì, perché come esistono tutti i formaggi e poi esiste il parmigiano, così esiste tutta la frutta ed esiste la pera. In altre parole, la pera è la regina della frutta. Pensate, a un certo momento, che la pera non esista e che sia una cosa artificiale, un'opera artificiale, fatta da un cuoco, da un pasticcere, da un dolciere. Ma sarebbe un piatto preziosissimo, un piatto sublime, perché l'opera umana non riuscirebbe a dare un gusto così, così raffinato, così delicato, così squisito come è una pera. Quindi io una volta ho definito che cos'è un buon pasto, un ottimo pasto. Un buon pasto è arrivare bene a una buona pera. Allora, cari telespettatori, buone pere e arrivederci alla prossima trasmissione. Buonasera, signorina Rita. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. No, non è una casseruola, cioè sì, è una casseruola, ma c'è qualche cosa dentro. I magnati della televisione mi hanno fatto osservare che devo stare più attento al tempo della trasmissione. E allora mi sono procurato questa casseruola. Ecco, è un horloge gastronomique, orologio gastronomico, comprato a Mâcon, in Borgogna. L'orologio non segna l'ora giusta, ma è sempre un ammonimento, il tempo passa. È arrivata molto apposta. Sì, lo so, ma tutte le solite lamentele, gente che si lamenta, lo so, non si può accontentare tutti. Ma vorrei vedere quelle altre, quelle lettere. Quelle che ho messo nel cassetto. Quelle sì, quelle, ecco. La gente che chiede consigli, pareri su cose. Queste, vediamo queste qua, queste sono, spero, più interessanti. Vediamo questa qui, cominciamo da questa. Viene da Sestri. Franco, mi prenda del talco per piacere. Dunque, questo qui, il dottor Robotti. Emilio Robotti, da Sestri. Questo dice: caro dottor Soldati, una cosa sola. Mia moglie sostiene che a tavola è maleducazione. È volgare mettere il tovagliolo al collo come facevano i nostri vecchi. E che il tovagliolo invece deve stare sulle ginocchia. È vero o no? Che cosa ne pensa lei? Eccetera, eccetera. Dunque, io ne penso questo, penso che assolutamente non è maleducazione mettere il tovagliolo al collo, che anzi si deve mettere il tovagliolo al collo se uno ha paura di macchiarsi. Tovagliolo, questo qui, ecco, già mette la gente, un tovagliolo così piccolo che non serve a niente, no, ci vuole un tovagliolo grande, no, queste cose qui, l'avevo detto a Caversazio, questo qui è un fazzoletto, ma può servire, fazzoletto grande, si mette il tovagliolo qui, tranquilli, e si mangia tranquillamente e non si ha paura di macchiarsi. Oppure, se uno ha paura di macchiarsi, allora deve stare attento, non deve mangiare delle cose, non deve mangiare spaghetti, non deve mangiare salse, così. Oppure, se si macchia, deve sopportarsi. Uno vuole stare elegante, vuole stare così, col tovagliolo, tutte cose così, è meglio che tenga il tovagliolo sulle ginocchia, se si macchia, pazienza. Perché? Perché il talco? Questa abitudine che è invalsa, si vede tutti i giorni nei nostri ristoranti,
si vede la gente che si fa una macchia, che si mette qui del talco così, poi camminando, cosa c'è da questo qui, va nel naso, va sui piatti dei vicini. Questa è un'abitudine molto maleducata, questa sì che è maleducazione, che è volgare. Dunque, niente talco, tovagliolo al collo. Passiamo alla seconda lettera. Beh, Cristo. Vediamo questa. Vediamo un po', facciamo in fretta che... Oh, qui c'è una signora che mi chiede se è vero che la frutta si debba sempre mangiare con la forchetta. Ma no, è proprio vero il contrario. La frutta non si deve mai mangiare con la forchetta. La frutta si deve mangiare semplicemente con le mani e il coltello se si vuol pelare. Oppure se si è lavata soltanto con le mani. E questo perché? Ma perché la frutta è una cosa bella, una cosa sana, una cosa fresca, una cosa pulita. Non sporca. Quindi è stupido adoperare la forchetta. Da un senso di sussiego, di disprezzo, come se disprezzasse la frutta. Io dico di più, che anche l'insalata bisognerebbe condirla con le mani. Scusi, dottore. Cosa? Mi permetta, dottore. Di mi sembra una volgarità. Una volgarità? Sì. Caro Caversazio, il duca di Fontrange, sì. Un grande duca francese, condiva sempre l'insalata con le mani. Vediamo l'ultima. Ecco. Cos'è questo? Oh, questo è breve. Beh, questo è uno che chiede semplicemente... se l'arrosto va cucinato servendosi dello spiedo oppure va cotto al forno. Cosa ne dici, Caversazio? Non me ne intendo. Ma insomma, cosa diresti, al forno o allo spiedo? Credo al forno. Ah, ma andiamo, l'arrosto va fatto allo spiedo. Perché? Perché? Ma è evidente, perché il forno è chiuso, lo spiedo si vede, no? Per vedere, perché si guarda e si può sorvegliare la cottura e la colorazione. C'è un altro modo, che è ancora migliore dello spiedo, e sarebbe alla gratella, ma la gratella fa molto fumo e si può solamente cucinare all'aperto, naturalmente. Però, in un certo senso, ha ragione anche Caversazio, perché chi è oggi che ha una cucina così grande da poter avere un camino dove mettere dentro uno spiedo? È impossibile. E quindi, praticamente, gli arrosti bisogna farli al forno. Una volta nella cucina era un ambiente dove si stava anche, dove si stava in un angolo, il lungo tavolo, si stava a leggere il giornale, magari anche a scrivere, anche in case, non in case, anche in case molto per bene. La cucina era un posto dove si poteva vivere, insomma. Oggi invece ci restringiamo sempre di più fino all'assurdità degli americani e anche degli inglesi, oggi che... La cucina la mettono dentro un armadio in certi appartamenti e la chiamano kitchenette, piccola cucina, kitchenette. Una volta nella cucina si faceva tutto, si faceva il pane, si facevano i sottaceti, il vincotto, grandi calderoni per le mostarde. Oggi è tutto industrializzato e anche per le mostarde dobbiamo andare a vedere come le fanno negli stabilimenti. Il più famoso che abbiamo in Italia sono gli stabilimenti, ce ne sono vari, di Cremona. Queste mostarde sono dolci o senapate? La senape viene aggiunta al termine della lavorazione, al momento della confezione. Durante la lavorazione viene trattato soltanto con zucchero e quindi il prodotto è dolce. In questa macchina avviene? Queste sono le operazioni preliminari. Alla ciliegia viene tolto il picciolo, in questa particolare macchina detta sgambatrice o depicciolatrice. E come avviene questa funzione? I piccioli si impegnano in un cilindro fessurato, poi questo cilindro passa sotto una spazzola che strappa, anzi stacca il frutto senza danneggiare la polpa. E dopo qui viene calibrato? La ciliegia viene calibrata. Cioè quelle troppo più piccole escono dai buchi? Questo per ottenere, mi pare... Una certa uniformità. Tutte le ciliegie della stessa grandezza che stiano insieme. Questa invece è una snocciolatrice. Le ciliegie vengono prese da quei pattini ad alveoli, vengono trasportate sotto una serie di punzoni che, penetrando attraverso la polpa, espellono il nocciolo dalla parte opposta, senza ferire troppo la polpa, che poi si ricompone durante le lavorazioni successive. Eccolo. Questi sono i punzoni. Con taglio a stella. Qui però è fatto a mano il lavoro. Per particolari qualità pregiate viene fatta la snocciolatura a mano con un cucchiaino tagliente e vede con quale abilità fanno questa operazione.
Adesso sono cedri questi. Questi sono cedri. Viene tolta la parte interna. Sbuzzati, no? Sbuzzati, si dice. Pere? Vengono mondate, cioè viene tolto quello che appare nero, la parte... dei semi. Dei semi sono... Alle pere invece non viene tolto il picciolo? Non viene tolto il picciolo. Qui vengono forate, vengono punte in profondità per aiutare il processo di penetrazione delle sostanze zuccherine. Altra frutta viene trattata allo stesso modo, prevalentemente le frutte che hanno la scorza dura. Qui è la bollitura. Questa è l'operazione più delicata di tutto il procedimento. Deve essere soggetto a frequenti controlli perché la riuscita di questa operazione presiede alla qualità. E bisogna calcolare bene anche il tempo della bollitura, penso. In relazione alla durezza, alla qualità, eventualmente anche alla zona di provenienza. Queste sono fette di zucca? Di zucca. Questo è cedro, coppe di cedro, cedro tagliato in metà. E qui che cosa vediamo? Abbiamo l'operazione di canditura vera e propria. Cos'è la canditura? È una carica di zucchero alla polpa della frutta. Ma nella polpa acquosa della frutta, penetra lo zucchero? Penetra lo zucchero. E questa candela cos'è? Questa è una sonda per determinare l'acidità della soluzione. Un acidometro, insomma. Un acidometro elettrico. Qui i cedri sono già canditi. Vengono cubettati, cioè tagliati in piccoli cubi, e così si adoperano per gelati o per panettoni, pasticcerie in genere. Qui la frutta viene messa nei barattoli? Viene confezionata, viene selezionata secondo le qualità. Queste sono pesche, cedri di cedro. Altre pesche? Ancora pesche. E ciliegie. E qui? Qui viene aggiunto lo sciroppo con senape. Olio di senape. Olio di senape in sciroppo limpido. Scusi, dica, per andare a Bereguardo, dove c'è l'allevamento dei fagiani. Deve passare il ponte. Ah, grazie, grazie. Così abbiamo passato il ponte sul Ticino a Pavia e ci siamo fermati in questo borgo dell'antichissima città, borgo che si chiama appunto Oltre Ticino. È una zona abbandonata, isolata, quasi incantata, ma è l'espressione e l'immagine di una civiltà fluviale, tra le più antiche e complete. Guardate, guardate questa donna, sono costumi del 400. Qui tutto è come fermo da secoli. Pescatori, lavandaie, tutte le civiltà fluviali si assomigliano. Dovevo andare in Cina e non ci sono andato. Ecco, la Cina mi è venuta incontro. Il mio amico Barzini, che ha girato tutto il mondo, mi dice che questi posti gli ricordano sempre la Cina. E la ricordano nei colori del paesaggio, nelle strade, negli alberi, nel carattere degli abitanti, perfino negli odori che sono nell'aria.
No, questi non sono i fagiani dell'allevamento che stiamo cercando. Questi fagiani sono tenuti nelle stie, invece dei polli, così, semplicemente dalle lavandaie e dalle contadine del borgo. Dunque, caro Orlandi, io non avevo mai visto un allevamento di fagiani e le confesso che non credevo che un allevamento di fagiani potesse essere una cosa così grandiosa, veramente. Quanti fagiani ci saranno qua? Qui ci sono 2.400 femmine, sì, riproduttrici, con i relativi maschi, in, sì, un gruppo, in gruppi normalmente da 1 a 6, 1 a 7. Cioè sette femmine sette ogni maschio? Sette femmine ogni maschio, è il massimo cui si possa dare. Le femmine sono queste chiare? Le femmine sono quelle chiare, mentre il maschio è quello viola, vero? Quello più scuro? Quello più scuro, a tinte molto più vive. Sì. Quello è il maschio. Il gallo, insomma. Il coq, gallo, il coq dei francesi. Il coq dei francesi, sì. E che ciclo seguono nell'allevamento di questi fagiani? Che ciclo si segue pressappoco, insomma? Detto in poche è parole. È una riproduzione primaverile, come tutte le razze selvatiche, sì, la riproduzione avviene solo in una determinata perché epoca. Ecco perché sono così, si spaventano quando passiamo. Loro sono selvatici, dico, come tutti i selvatici, dico, non possono soffrire all'uomo, dico, vero? Questi qui lo sopportano esclusivamente in ragione della cattività, perché non sarebbe assolutamente possibile avvicinarli allo stato naturale in gruppi così numerosi. Vogliamo stare zitti un momento, che sentiamo questo rumore. Vorrei far sentire ai nostri telespettatori questo rumore che sembra come di pioggia. È il rumore dei passi. Sì, sì, ma stiamo a sentire. Sembra che piova, sembra. Cos'è il rumore? Sì, è il rumore che fanno i fagiani camminando sulle reti. È una questione di irrequietezza continua alla ricerca per poter ritornare nell'ambiente dal quale sono stati prelevati, dal bosco, dalla campagna. Senta, mi dica una cosa, ma allora io lo sa che lo scopo del mio viaggio, di questo viaggio che io faccio nella Valle del Po, è alla ricerca della genuina gastronomia. E questo allevamento su queste basi, su queste reti, in gabbie, sì, non toglie poi al fagiano il sapore genuino della sua carne quando lo si mangia? Vede, dottore, questo è un riproduttore, non è il fagiano che si deve mangiare. Dico, il fagiano, questo è qui esclusivamente per produrre le uova. Sì. Prodotte le uova dall'incubazione, i pulcini, il fagianotto, che è tutto il ciclo, vero? Il fagianotto che va nel bosco e diventa adulto, abbiamo la caccia, quindi il fagiano che va poi al consumo è il fagiano ucciso in campagna. Selvatico. Selvatico. Non sono questi. Anche questo se viene rimesso in libertà, ma dopo almeno 6 o 7 mesi di, sì, libertà in campagna, sì, quindi ritorna allo stato naturale con quel pregio della carne, dico, che è proprio naturale della selvaggina e del fagiano in particolare. Cioè, del nutrimento naturale. Queste che lei vede in questo momento non sono neanche buoni da mangiarsi, perché sono nutriti con dei mangimi complessi. Siccome nella libertà loro trovano una quantità di mangimi, di piccoli insetti, nella gabbia io gli devo fornire tutto quanto è necessario alla vita, sì, e alla riproduzione. Sì. E allora diamo delle farine animali, diamo dell'olio di fegato di merluzzo, della farina di pesce, della farina di carne. Tutte queste farine animali porterebbero ad un sapore della carne non assolutamente buono. Senta, il mangime viene dato in questa... Il mangime viene dato in questi recipienti. Questi recipienti, dico, vero, vengono riempiti di mangime, sì, e dei più svariati elementi, e il fagiano dall'interno della gabbia, sì, se ne serve. Senta, e il vero è quella piccola... Il vero è quella piccola fontana che lei vede laggiù. Sì. Sì, che dopo che ha mangiato, il fagiano compie una, sì, piccola passeggiata e va a bere, si disseta. Sono stato è qua, la sua occupazione giornaliera. Ho perso un sacco di tempo qui per vedere se riuscivo a vedere un fagiano che beveva alla fontanella, ma non ci sono riuscito. Beh, dottore, è difficilissimo, dico, che un fagiano vada a bere mentre lei è qui presente. Lei non deve mai dimenticare che si tratta di selvaggina, quindi, sì, di animali selvatici. Thank you.
senta signora, adesso lei queste rane, i ran, insomma, lei deve portarle, come dite voi, a mundà. Cosa vuol dire amundà? A pulirle. Ah, bisogna pulirle, cioè spellarle. E poi le mangiamo? E poi le mangiamo. Vabbè, allora le porti, grazie, grazie. Grazietto. Senti un poco, Brera, allora, spiegami un po' questa cosa delle rane, perché io le rane le ho mangiate rarissime volte, sì, una volta, insomma, i ran, intanto prima di tutto, sono buone queste rane? Sono magnifiche, soltanto gli incivili, io credo che i malesi e i cinesi ci valgano, no? Sì. Infatti c'è molto di comune fra cinesi e pavesi, perché... Fra cinesi mangiano... e pavesi? Certo, perché mangiano le cose raffinate, hanno lo stesso disprezzo per tutti quelli che credono negli sconvolgimenti politici, verso i quali non bisogna assolutamente avere timori, né... capito? Sì, sì. Questi qui vivono su un piano civile da qualcosa come 1300 anni, no? Sì. E se tu pensi che Carlo Magno è venuto qui, ha fondato una scuola da cui è derivata l'università, quindi... L'università più antica è quella di Pavia, che era capitale d'Italia. Cioè, io venendo adesso poi faremo un giro, andremo a vedere altre cose. Adesso vorrei andare a vedere questo Munda, quando i Mundai. Mundairan. Andiamo a vedere Mundairan. È una cosa molto bella. Andiamo a vedere Mundairan. Mundairan. La meglio nera. Questa sarebbe la monda delle rane. La monda, cosa gli fa prima? Prima ci taglio la testa. Prima gli taglia la testa? Dopo i bracci. Poi pulisco. Per tirare via tutta la pelle. Brava, signora. Senta, per tirare via i gambe. Ma non gli fa un po' ribrezzo? Non fa un po' senso? No, nel mondo... E a te non fa ribrezzo? Nel mondo dei quintali. No. Come nel mondo dei quintali? Sì. Le pulisce adesso, dei quintali? Sì. In che stagione? Adesso, andando avanti... Adesso da marzo fino a marzo, aprile, fino a settembre. Maggio, fino a settembre. Sì. E dove le prendete? Nelle... Qui nei nostri paraggi di qua. Nelle bialere, nei rigagnoli? Sì. No, nei prati. Nei prati, nelle risaie. Sì. E non ti fa a te niente, non ti fa nessuno. No, io sono cresciuto in mezzo, no? Io e Paolo Diacono ci siamo messi solo i lombardi puri, no? Sì. Ma anche loro non fanno schifo, esa. E fino da piccolo? Da piccolo, per carità, è il nostro cibo principale. Il venerdì con la polenta. Con la polenta. Un guazzetto, o se no nella minestra. Nella minestra o arrosto. Delicatissimo. Anche la frittata con le rane fatte. Questa è una specialità del mio paese, però, sì. È proprio della Bassa, di San Zenone. Lì vengono gli stradellini, sì. Tutti quelli dell'Oltrepò, a mangiare la frittata con le rane a Pasqua. Rane. È un rito, sì, no? Un rito. Quando, perché una volta la frittata era un cibo grasso. Sì. E si incominciava a mangiarla alla fine della Quaresima, hai capito? Sì. Quindi con le rane era un additivo, naturalmente. Sì, sì. Magnifico. Questa è la nonna, la mamma e la bambina. La bambina, come si chiama? La Maria Rosa. Ci sono tanti modi di cucinare le rane, ma in ogni caso si mangiano soprattutto le ossa, che sono tenere, fragili, croccanti. Ed è per le ossa che queste popolazioni mangiano le rane, perché la riva sinistra del Po è poverissima di calcio. Gli affluenti di sinistra che scendono dalle Alpi portano silice, granito, quarzo, ma non calcio, mentre gli affluenti di destra che vengono dall'Appennino portano carbonati di calcio e di magnesio. E infatti sulla riva emiliana non c'è affatto l'abitudine di mangiare le rane. Che questa è una locanda proprio secondo i miei gusti. Guardi che io ho girato per tutta la città, tutta la cittadina, sapevo che c'erano queste tre ganasce, perché è un nome così strano che non si può dimenticare, tre ganasce, e non ho voluto chiedere a nessuno. L'ho trovata così a fiuto, l'ho trovata. E l'interno è molto bello. È molto antica questo posto. Antichissimo, c'ha due secoli. E mi dica, quali sono i ricordi storici, principali? I ricordi, guardi, mio nonno è nato del 40. Sì.
ha fatto il soldato sotto i tedeschi. Sì. E si ricorda che di qua non si poteva passare perché c'era il comando tedesco. Il comandante era il generale Radetzky, che da Pisidotone si portava verso Solesina. Il generale il maresciallo Radetzky? Il maresciallo Radetzky. Lei si ricorda che glielo dicevano? No, mi ha sempre detto di qua non si passava perché c'era fuori. E mangiava qua? Mangiava e qua, dormiva qua. E dove dormiva? Ci sono le stanze sopra? Ci sono delle stanze sopra. Vedo che qui sono ancora i soffitti antichi, no? Ci sono tante stanze sopra. E senta un poco. E adesso quel camino là è un camino antico. Camino antico? È sempre stato lì o l'avete messo fuori? Sempre stato lì. E cosa sono quelle due scodelle bianche che ci sono? Due scodelle bianche lì, sa cosa sono? Sì. Lì versiamo il barbera. Sì. D'inverno, quando si sta accanto al fuoco, col mio amico De Maria, e ne beviamo 5 o 6 tutti i giorni. Vabbè. E c'è il girarosto è antico anche quello. Il girarosto, guardi, se si rompe quel girarosto lì bisogna buttarlo via. Sì. Perché è una cosa tanto vecchia che è secolare quella macchina lì che non ce ne sono più. Vabbè, grazie. Cari telespettatori, il nostro viaggio deve essere genuino non soltanto per le sue impressioni, per la sua sostanza, ma anche per le sue impressioni. Questa mattina, andando a lavorare verso il Po lungo questa strada, sono stato colpito da un'immagine. E adesso ho fermato la nostra carovana sulla via del ritorno per mostrarla anche a voi. Ecco, guardate. È un casolare lungo la strada maestra, molto semplice. Non è neanche una costruzione antica, è abbastanza moderno e c'è scritto soltanto vino. Dopo noi abbiamo visto trattorie grandi e piccole, abbiamo visto aziende vinicole, abbiamo visto fabbricazioni di champagne, fabbricazioni di vermouth, abbiamo visto tutto, ho voluto mostrarvi anche questa che è forse la trattoria più semplice, più genuina che io ho incontrato, così almeno nel suo aspetto esterno. E vicino, una strada di terra battuta, un casolare in mezzo ai campi, e mentre vi parlo adesso siamo ancora in primavera, il frumento che sta nascendo. Scusi, signore. Come? Guardi che io poco prima lo sentivo appunto dire che il frumento sta nascendo. Il frumento sta nascendo, perché non è giusto? E siamo in primavera e quindi il frumento adesso sta vegetando, sta, non so, facendosi alto e... Ma come? Ma no. Dico che sta nascendo perché... No, il frumento viene seminato in ottobre. Viene seminato in... novembre. Ah, nasce in novembre? Novembre. Ah, vede, io sono un profano. E adesso come si dice allora? Che sta vegetando, sta crescendo. Sta crescendo. Ecco, che sta crescendo. Vede, io sono un ignorante di questa cosa. Scusi, signora, lei è di queste parti qua? Sì. È di queste parti qua? Sì, e cosa fa? Sono un agricoltore. È un agricoltore, sì. Di queste parti qua? Sì. Ecco, è nato proprio qui, di queste parti? No, non nato, ma quasi. Sono venuto qui che avevo 5 anni. È veneto lei di Torino? No. È cremonese? Sì. Grazie, permette, soldati? No, lei. Grazie, piacere. Andiamo. Andiamo, partiamo! E così abbiamo lasciato la Lombardia. Cari telespettatori, arrivederci la prossima settimana dall'altra parte del Po, verso Parma. Buonasera, signorina Rita. Buonasera. Buonasera a tutti.